tra campanacci, corna e pellicce, il carnevale europeo delle maschere zoomorfe a Isernia ha portato in città più di 10.000 persone. Il corteo, partito da Corso Garibaldi, ha attraversato le vie della città fino a Piazza Andrea di Isernia, dove canti, balli e maschere hanno unito culture e tradizioni diverse solo in apparenza. Il filo rosso che lega il Molise, la Croazia, la Slovenia e le altre etnie che hanno preso parte all'evento è infatti quello di un rituale che segna il passaggio dall'inverno alla primavera. E così il Cervo di Castelnuovo condivide con tutte le interpretazioni europee l'auspicio di un buon raccolto nei campi di grano. C'è un incontro di tante culture, ma è un'unica cultura, perché il fatto che in tutta Europa esistano dei carnevali che abbiano come caratteristica l'uomo che si traveste da animale è un elemento comune, che quindi unisce queste culture, e quando c'è poi questo confronto noi riusciamo a trovare le differenze che ci sono, le varianti che ci sono nei mascheramenti, ma l'essenza è sempre la stessa. Il grande evento del carnevale si è concluso all'auditorium con la pantomima dei gruppi in maschera, a ognuno dei quali è stato donato un ricordo di Isernia. Rilanciare il turismo in città, l'obiettivo, dicono gli organizzatori, è stato centrato. Concludiamo oggi questo grande evento, questi 4 giorni, una kermesse notevole, veramente siamo contenti della riuscita. Abbiamo avuto in città oltre 250 figuranti. Ieri c'erano veramente tante persone che hanno potuto assistere a uno spettacolo unico e straordinario. Ma abbiamo avuto anche delle presenze importanti turistiche che sono state qui in questi giorni. Le nostre strutture ricettive sono state tutte sold out, tutte piene, e siamo veramente soddisfatti di questo. L'obiettivo era proprio questo: fare delle manifestazioni di rilevanza nazionale che potessero avere, che hanno una ricaduta economica sul territorio.